Non so se riuscite a vedere e sentirmi bene. Ciao Luca, Roberto. Arrivano tutti, eh? Gianfranco, cosa fai qua, Gianfranco? Come sapete, in Friuli ci hanno in parte liberato e quindi stasera mi sa che alcuni friulani li abbiamo persi anche in Veneto, se non ho capito male. Quindi mi sa che sono già tutti per Monti. Io sono appena rientrato. Ho la fortuna di essere dietro a casa, di avere il Quarnan e il Chiampon, quindi se voglio fare dislivello e ore posso farlo. Oggi ho fatto una cosa tranquilla. C'è l'Onora, Guido, dai, che arrivano tutti. Tempo. Beh, mi ero dimenticato di condividere, di mettere su Facebook il fatto che oggi facevamo questa seduta e ne faremo una anche. Bravo Luca, Marco, ancora una settimana, dai, ti enduro. Questa settimana facciamo la seduta di oggi e la prossima. E mercoledì. Mi sa che una lezione. Vedo che c'è anche Luca, Lucia che da Erto. È già la birra, o siamo avanti. Quindi ancora oggi e mercoledì faremo due sedute un po' diverse rispetto al solito. Io mi vedo sempre un po' scatti, spero che voi mi vediate. Nel senso che cercheremo un po' di cambiare un po' tipo di lavoro. In pratica abbiamo lavorato alcune settimane sulla forza. È che è arrivata anche Antonella. Alcune settimane abbiamo lavorato sulla forza, ovviamente non forza massima perché non abbiamo mai lavorato con carichi elevati e non c'è la possibilità di farlo a casa, ma su forza resistente e anche alcune sedute belle, belle intense. Quindi abbiamo sviluppato la parte soprattutto muscolare e in realtà anche coordinativa. E adesso questa settimana cercheremo, in teoria dovrebbe essere la cosa che poi va fatta anche andando avanti, non fermatevi, non smettete di fare esercizio per il cuore, per le gambe, di forza, perché vi serve sempre, tutto l'anno. Faremo un po' diversi, lavoreremo un po' più sulla coordinazione, sulla rapidità, questo perché per cercare di, tra virgolette, velocizzarci un po', diventare un po' più reattivi rispetto a quello che magari eravamo in queste ultime settimane in cui, essendo rimasti in casa, sapete bene che i piedi muovono più lentamente rispetto a quello che facciamo quando dobbiamo soprattutto correre in discesa, che dobbiamo essere belli reattivi. Alcuni esercizi li abbiamo fatti sabato con la Anna Incerti e con Stefano Scaini, anzi, andate a rifarveli perché sono degli esercizi molto validi anche per migliorare la tecnica in discesa. Non sono specifici per la discesa, ma sono esercizi comunque validi. Vediamo, sì, 18.02. Iniziamo intanto, partiamo con un po' di parte alta che ci riscaldiamo e poi alterneremo di esercizi tipo skip di rapidità ad esercizi per il core. Solita mezz'oretta. Non serve niente di particolare oggi, non useremo neanche i pesi, credo. Se qualcuno ce li ha, li può usare per fare qualche esercizio, ma cercheremo di fare soprattutto esercizi veloci, cioè fino adesso abbiamo lavorato sulla forza, adesso cerchiamo di esprimere la forza in modo rapido, quindi potenza, ci vuole potenza. Allora iniziamo, intanto che ci scaldiamo un po', muoviamo le spalle indietro in modo alternato. Oppure anche insieme non cambia molto. L'importante è iniziare a scaldarci. Dovrebbe arrivare anche Tite e lei mercoledì e sabato all'una farà delle sedute di Animal Flow. Quindi potete seguirla sulla sua pagina. Chi è ancora a casa dal lavoro o anche in ufficio potete farlo.
Ok, spalle, andiamo a ruotare un po' lateralmente il busto, sempre abbastanza piano, siamo ancora in una fase di riscaldamento. Anche il flow, vediamo come siamo messi. Adesso facciamo mani alle spalle, spinta in alto, facciamo abbastanza rapido, una, due, tre, semplicissimo. Perché facciamo questo? Per vedere come siamo messi a coordinazione, perché fin qua è facile. Adesso la facciamo avanti, quindi avanti, e adesso facciamo braccio sinistro avanti, braccio destro in alto, ok? Braccio destro avanti, spalle, braccio sinistro avanti e destro in alto, spalle, sinistro su, destro avanti, spalle, e continuiamo ad alternare. Questo perché, direte voi, cosa c'entra con la corsa in discesa? Magari niente, però obblighiamo il cervello a impegnarsi a lavorare su un aspetto che solitamente trascuriamo. La coordinazione degli arti superiori, che ovviamente poi ci può servire e verrà anche trasferita agli arti inferiori. Poi lavoreremo anche con, ovviamente, con le gambe. E muoviamo un po' il bacino, facciamo un po' di rotazione del bacino. Rotazione del bacino, adesso facciamo delle rotazioni avanti anche delle braccia. E già anche qua abbiamo una parte coordinativa che deve controllare il bacino e una parte coordinativa che deve controllare le braccia. E vi accorgerete che non sarà semplicissimo. Abbiamo rotazione del bacino, quindi adesso giriamo dall'altra parte e braccia sempre avanti. Continuiamo col bacino, ma braccia indietro. Non sono certamente esercizi difficili dal punto di vista muscolare, ma scommetto che se avessi la telecamera che vi posso vedere, potremmo farci un due risate. Non che io lo faccia benissimo, sia chiaro. Ok, muoviamo ancora un po' il bacino. Ginocchia, braccia. Adesso, ogni volta che vengo su col ginocchio destro, non lo facciamo saltando, non è uno skip, questo lo faremo dopo. Facciamo semplicemente alzare ginocchio destro sinistro. Ogni volta che salgo col destro, sulle spalle, via, sulle braccia, sempre col destro, devo essere a tempo, via, sul destro, sul destro. Su, su, adesso un braccio avanti e un braccio in alto e alterniamo sempre quando saliamo con il destro. Se non riuscite a seguire il ritmo, facciamo un po' più lento, rallentate un attimo. L'importante è alternare un braccio avanti, un braccio in alto quando sale il ginocchio destro. Ecco, intanto ci scaldiamo. Questa può essere una buona alternativa al classico riscaldamento. Ok, continuiamo a marciare sul posto sempre con le ginocchia alte. Usiamo anche le braccia, non rimaniamo con le braccia bloccate. Usiamo le braccia, continuate ad andare avanti, che devo vedere qui se funziona tutto. È arrivata anche la tite. Adesso stessa cosa però col sinistro, quindi quando tiro sul ginocchio sinistro, un braccio va avanti, un braccio va in alto, via, e alterno, via, alterno, un braccio avanti, un braccio in alto. Continuiamo sempre abbastanza, trovate il vostro ritmo, non dobbiamo esagerare, e man mano che vedete che riuscite a controllare, magari proviamo ad aumentare la velocità. Ok, continuiamo. Adesso iniziamo a correre un po' sul posto con le ginocchia
non troppo alte, non facciamo uno skip alto che è questo, teniamo uno skip basso, braccia avanti, ruotiamo avanti, e fin qua è facile, ok? Dai, che intanto facciamo un po' di mobilità anche della parte alta che male non fa. Adesso partiamo, braccia in alto, un braccio va avanti e l'altro gira indietro. Ok, quindi faccio vedere lateralmente, un braccio ruota avanti e l'altro ruota indietro. Mi incontro sopra, mi incontro sotto. Continuiamo sempre a correre, corricchiare più che correre. Proviamo a non interrompere la velocità. Un giro, due, tre, quattro, cinque, sei. Ne facciamo 10 e cambiamo giro. 8, 9, 10. Torniamo su, continuiamo a correre dall'altra parte. Un braccio avanti e un braccio gira indietro. Anche qui è solo questione di coordinazione. Non è questione di forza, di bravura. Se non vi viene, ovviamente ci provate. E ci provate con calma, anche stasera, domani, qualsiasi momento, finché riuscite a farlo venire. Vai, 10 colpi, 10 giri un po' più veloci. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continua sempre a correre. Allora, abbiamo detto, dobbiamo cercare di lavorare un po' sulla rapidità dei piedi. Perché? Perché in discesa più meno tempo stiamo col piede a terra, meno rischio c'è di invertire e quindi di prendersi una distorsione. Oppure di scivolare, quindi rapidità è fondamentale a terra. Tenete conto che quando corriamo una velocità media, stiamo col piede circa 250-300 millisecondi a terra, in discesa, dobbiamo cercare di diminuire questo tempo. In alcuni orologi, con alcune fasce, potete vedere anche il tempo di contatto. Se avete la possibilità di vederlo adesso, provate a guardarlo. E cercate di cambiare la velocità dell'appoggio a terra a vedere come cambia o i prossimi giorni quando andate a correre. Allora, adesso proviamo, continuiamo sempre a correre e facciamo, immaginate terreno a terra con dei sassi, con delle radici, saltare destro sinistro, però rapido. Quindi alziamo un po' le ginocchia avanti, ovviamente alziamo anche un po' i talloni. Faccio vedere da sotto, dovreste arrivare quasi col tallone a fare una calciata sotto. Destro-sinistro, attenti ovviamente a non scivolare, facciamo dei movimenti ogni tanto più ampi, ogni tanto meno ampi, usiamo sempre le braccia. Continuiamo, dai ancora qualche secondo. Movimenti sempre un po' diversi. Cambiamo lato nei tappetini. Ok. Recuperiamo un po'. Poca roba, però importante per quando saremo in discesa. Un altro aspetto fondamentale è l'utilizzo delle braccia. Per questo abbiamo iniziato a usarle. In discesa, se guardate quelli che sanno andare forte, le braccia sono così morbide, non sono lungo i fianchi. Quindi iniziamo a saltare e molliamo le spalle. Le braccia come se fossimo dei burattini. Le braccia vanno dappertutto. Ok? Teniamo, lasciamo andare. Immaginate di essere in discesa, dovervi prendere su un albero a destra per non scivolare, per fare la curva. Braccio destro fermo e sinistro rilassato. Braccio sinistro fermo e destro rilassato. Rilassiamo le spalle
Iniziamo a correre sul posto e braccia, spalle rilassatissime, come una marionetta con un burattino. Braccia, vedete, non le tengo rigide, ma le lascio rimbalzare il più possibile. E proviamo a far come prima adesso. Sempre con le ginocchia, uno skip basso, diciamo. Cerchiamo di saltare con le braccia rilassate, destro e sinistro. Alziamo un po' le ginocchia avanti. Ascoltate il rumore dei piedi e cercate di diminuire il tempo di contatto a terra. Più rapido, più rapido, più rapido, più rapido. Il rumore deve essere sempre meno a terra, eh? Ok, recuperiamo un attimo. Pensavate di far poco oggi, eh? Questo perché ci serve? Per abituarci a lavorare col piede e portarlo via subito. Adesso, immagino vi siate scaldati, perché io sono scaldato. Iniziamo, invece facciamo un circuitino mettendo dentro un esercizio di forza, tra virgolette. Facciamo lo squat monopodalico, perché monopodalico ve l'ho già detto 2000 volte. Perché dobbiamo imparare a controllare quel ginocchio che non deve andare in dentro, lavorare di gluteo. Facciamo squat monopodalico, 10 per gamba e skip. Quindi sul posto faremo 20 secondi di skip. Mi raccomando la rapidità, più rapidi possibile. Se avete il tappeto a terra potete far scalzo, se no con le scarpe, come preferite. Poi faremo lo squat jump monopodalico, quindi cerchiamo di far potenza su quella gamba. Andiamo giù e faremo il salto, il monopodalico. E poi di nuovo lo skip laterale. Li vediamo adesso. Iniziamo intanto con lo squat in monopodalico. Alziamo un piede, scendiamo e saliamo. Ne facciamo 10. Attenti al ginocchio che non deve far questo. 3. 4, mettiamo dentro anche le braccia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, facciamo a destra, anche qui, mettiamo le braccia, 1, 2, 8. Subito in skip, su alto, quindi su ginocchia alte, e usiamo bene le braccia. Facciamo 20 secondi, rapido, rapido, rapidi coi piedi, busto leggermente avanti, sguardo avanti, usiamo le braccia che danno ritmo, slancio delle braccia. Ok, squat jump monopodalico. Andiamo giù in equilibrio, un salto e atterriamo sulla stessa gamba. Pronti? Su. 1, 2, atterriamo e controlliamo, eh. 4, ne facciamo 6, 5 e 6. Cambio gamba, anche qua 6, andiamo giù, troviamo equilibrio. 1, 2, più esplosivi possibile. 3, 5, posso anche portare avanti il ginocchio sinistro. 6, e skip laterale 20 secondi, come prima. Rapidi coi piedi. Rapidi, usiamo anche le braccia.
Immaginate di saltare da un sasso all'altro. Cambiamo anche il ritmo. Un po' più rapido, un po' più lento, un po' più rapido. Ok. Squalma monopodalico di nuovo 10. Sinistro. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, cambiamo in destro in salto. Via, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10, skip su alto, su 20 secondi, usiamo le braccia. Anche qui proviamo a cambiare il ritmo, lento e via, rapidi, rapidi 10 secondi. Via, 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 usiamo le braccia che comandano. Ok. Esco jump. Monopodalico. Sinistra, ne facciamo 6. Più esplosivo possibile. Giù. 1. Portiamo avanti il ginocchio a destra quando saltiamo. 2. Come se dovessimo saltare su muretto. 3. 5. 6, cambio gamba, andiamo giù, anche qui cambiamo e portiamo avanti a sinistra quando saltiamo. 1, stabilizzare sempre, 2, 3, giù bene, 4, 5, 6, skip laterale, iniziamo piano. Immaginate i sassi, le radici, braccia che devono essere morbide, eh? Morbide. Aumentiamo il ritmo, via, aumentiamo. Portiamo solo il tallone vicino ai glutei. Via, ritmo, ritmo, braccia morbide. Ok, ultimo giretto, uguale a questo. Squat, monopodalico, sinistro, 1, 2, 3, 4, dai che ormai l'equilibrio su questo piede dovrebbe essere buono, 6, 7, 8, 9 e 10, destro, anche qui. Giù e su, 1, 2, 4, 5, 6, 7, se viene facile potete anche chiudere gli occhi, 8, 9, 10, skip alto, su avampiede, su, su, usiamo le braccia. 20 secondi, via rapido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, via, via, usiamo le braccia bene, indietro e avanti, ancora 10 secondi, aumentare la rapidità, stiamo il meno possibile a terra col piede, ok, e squat jump, monopodalico. Gesto più veloce possibile, più rapido possibile, vogliamo solo potenza. 1, 2, porta avanti il piede e il ginocchio destro, 3, 4, 5,
E sei, cambio gamba, uno, due, tre, cinque e sei, perso un po' il controllo, vai, 20 secondi di skip laterale, braccia morbide, aumentiamo la velocità. Meno tempo di contatto a terra. Sui talloni. Ok. Circuitino finito. Non l'allenamento. Ciao Tiziano, Checco, Stefania. Com'è? È arrivato anche il Jack. Ciao Jackie. Allora, l'obiettivo qui era quello soprattutto di lavorare sulla rapidità degli appoggi. Immaginate sempre di avere, qui ci sono anche i bambini, ciao Nami, di avere il sasso o un terreno poco stabile sotto i piedi e dovete tirar via più veloce possibile il piede da quel punto lì. Quello è il segreto per andare forte in discesa e non cadere. Se avete paura, iniziate a rallentare, a fermarvi, non andate più avanti. Quindi, rapidità di appoggio, ovviamente un po' di coraggio e anche un po' di forse poco coscienti a volte. E andiamo avanti. Allora, abbiamo fatto un bei 20 minuti. Anche abbastanza intensi. Adesso lavoriamo un po' con gli addominali. Abbiamo detto vogliamo fare ovviamente anche il core, è fondamentale in discesa perché quando io corro e faccio questi movimenti qua, soprattutto magari sui pezzi più facili, sulle strade dove ho una velocità più alta, ho una falcata più lunga, ho molte torsioni del busto, questo viene molto accentuato se la velocità è alta. Avere un ottimo controllo qua ci permette di non perdere l'equilibrio, di non ruotare troppo, di non disperdere energie e soprattutto di non farci male. Quindi qua dovremo sempre lavorare, eh? Questa parte qua è fondamentale anche per chi corre, soprattutto per chi corre in montagna, ma anche per chi corre su strada. Adesso facciamo un circuitino in cui faremo 30 secondi di plank normale sui gomiti, 30 secondi di plank alto e poi ci mettiamo dentro un 6 burpees, quindi belli esplosivi. Quindi lavoriamo un po' di forza per gli addominali e un po' di potenza per le gambe. Daniele consiglia il casco per correre in discesa. Chiaro. In certe gare è obbligatorio. E tanta forza, quindi ripeto, una volta finita la quarantena, non andate solo a correre, ma continuate a tenere almeno 2 volte a settimana questi esercizi. Potete ripetere quelli che abbiamo fatto dall'inizio, non importa, l'importante è farli. Allora iniziamo col plank, andiamo giù sui gomiti, abbiamo anche allungato a forza di chiacchierare il recupero, immagino vi dispiaccia. Gomiti e teniamo la posizione un 30 secondi, mi raccomando, ormai questa la conoscete. Non cediamo col bacino. Rispetto a 2 mesi fa, non affaticano nemmeno. Dovremmo stare, infatti dopo lo faremo, molto di più. Da qui andiamo in plank alto, teniamo su e teniamo questa posizione per 30 secondi. E guarda caso, questa posizione è proprio quella giusta per partire con i burpees, che ricordo sono quei balzi che facciamo prima saltando coi piedi in mezzo alle gambe, alle mani e poi verso l'alto. E cerchiamo di farne 10. Attenti a non scivolare dietro, calzini, non farli uscire. Ok, ci siamo e iniziamo. 10 burpees, quindi qua e su in alto, giù e ripartiamo. 2, più esplosivo possibile. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E torniamo giù in plank. E proviamo a fare senza recupero. Andiamo in plank laterale. Qualche secondo per tenere 15 secondi in appoggio sul gomito e cambio lato, altri 15 secondi. Se sentite il bisogno di riposare 10 secondi, buttate giù e ripartiamo. Anzi, lo facciamo 10 secondi di recupero e poi ripartiamo in plank. Gomiti, sembrava più facile all'inizio. Via, 30 secondi di plank, e lo teniamo statico, isometrico, fermi lì. Controllo solo il bacino che non scenda, la schiena che non faccia iperlordosi. Abbondante. In plank alto 5 nella posizione. Adesso qua tra sudore tutto si scivola, cerchiamo la posizione migliore ovviamente. Teniamo 30 secondi questa posizione e poi i 10 burpees prima di andare in plank laterale. 10 secondi. Dai, facciamo 10 burpees, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo giù. In plank laterale, 15 secondi. Anche qui inizia a bruciare. Uno. Cambio lato, per fortuna. Poi 10 recupero, ripetiamo l'ultima volta. Ok, un attimo sulle ginocchia, recupero velocissimo ovviamente e torniamo giù, ultimo giro, dai, teniamo duro, chi non ce la fa fa 10 secondi in più di recupero, plank, accedere con la schiena, con gli addominali, aver fastidio alla parte bassa della schiena, interrompete e riposate un attimo prima di concludere l'esercizio. Andiamo su in alto, plank alto, io scivolo tantissimo, andiamo, scarsi e poi andiamo a fare i 10 burpees. 10, 1, via, 10 balzi, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, non perdiamo il ritmo, 8, 9, e 10, giù in plan laterale, 15 secondi, tenti a non cedere col bacino, tra 5 secondi cambiamo, via, dai, ultimi 15 secondi, 15 secondi,
Questo è stato duro, non pensavo, non l'avevo provato, è venuto duro, bene. Se siete riusciti a farlo, senza recupero, con recuperi brevi, avete fatto un ottimo lavoro. Speriamo un paio di minuti. Ciao Jenny, preso male oggi, eh? Pensavo di fare una cosa tranquilla, come sempre. Allora, ancora un minutino di recupero e poi andremo a fare niente di particolare, andremo a ripetere l'esercizio dello skip, anche col cambio di posizione, perché? Perché in discesa il più delle volte ci arrivate stanchi. Gli infortuni più delle volte avvengono quando siete stanchi, quando siamo stanchi, mi metto in mezzo anch'io. Ne ho avuto abbastanza completi. Quindi adesso siamo abbastanza stanchi, abbiamo le gambe belle piene di acido, ovviamente non è come fare un trail di 40 km, non è quella stanchezza lì, ma non possiamo stare qua 3 ore a saltare. Ripetiamo lo skip, cerchiamo di fare anche lì un circuitino, faremo un po' di skip, un po' di corsa calciata per cercare di fare 2-3 minuti abbastanza intensi. Cercate sempre di stare poco tempo col piede a terra. Ricordatevi, più tempo state, più rischio c'è di far questo o scivolare quando siamo sul terreno in bosco, in montagna. Quindi immaginate di essere come sul ghiaccio, sulla neve, che fa con molto bassi. Ripeto, se avete un orologio che ve li dà, può essere interessante vederli. Quindi iniziate, vedete 300 millisecondi ogni passo, provate ad aumentare, vedete se riuscite ad andare a 200, 180. Ok? Da cosa dipende questa velocità? Dipende soprattutto da caratteristiche nervose più che non muscolari. Quindi dobbiamo abituare il cervello, il sistema nervoso, essere molto carico, molto aggressivo, a dare degli stimoli molto rapidi per stare poco col piede a terra. Allora, iniziamo con lo skip basso, ok? Partiamo magari non fortissimo, così finiamo di fare un po' di recupero attivo, ancora 10 secondi, e poi aumentiamo il ritmo. Ognuno ovviamente trova il suo ritmo. Cercate due cose: meno tempo possibile a terra e far meno rumore possibile coi piedi. Lo sentite voi, sentite ovviamente anche l'impatto. Cercate di diminuirlo al minimo. Ok? Via, facciamo 20 secondi rapidi, eh? Rapidi, rapidi. Usiamo bene le braccia. Usiamo le braccia come se fosse uno scatto, come se fosse uno sprint. Tempi bassi a terra, eh? Ancora 10 secondi. Usare con le braccia, ok, rallentiamo ma continuiamo. Adesso iniziamo, destro, sinistro. Quindi cercando di mettere un po' di forza, di tensioni anche laterali, perché ovviamente quando corriamo sui sentieri non è che è sempre dritto come magari per chi corre su strada. Quindi è importante allenare soprattutto i muscoli, glutei, quadricipite. Insomma, quelli che vanno ad agire sull'anca e sul ginocchio e sulla caviglia, ovviamente, a controllare anche quando vado ad atterrare lateralmente. Iniziamo con dei balzi laterali lenti, quindi non rapidi, però abbastanza ampi. Cerchiamo di stabilizzare. Via, via. Ok, aumentiamo la velocità. Aumentiamo la velocità, usiamo anche il braccio, eh? Braccio morbide. Devono seguire il movimento. Dai, via adesso 20 secondi, belli rapidi. Via, via, via. Dieci, dai che poi abbiamo finito.
Ok, non ci fermiamo di colpo. Come prima, rilassiamo le spalle e facciamo quasi rimbalzare. Dovete sentire quasi fastidio da quando siete rilassati. E continuiamo a corricchiare sul posto. Vedete, quando corricchio non sto bloccato in linea rigido. Ruota un po' anche il bacino, ok? Perché ho detto anche prima, quando corriamo in discesa, soprattutto in discesa, ma quando corriamo ad alte velocità, quando porto avanti il piede destro, ovviamente per aumentare la falcata faccio questo. Quindi devo essere capace poi di ritornare col piede sinistro avanti, aiutandomi anche con i muscoli addominali, ok? Quindi con questa torsione che mi aiuta a portare avanti la gamba. Facciamo due esercizi di stretching e anche qui ha un senso, soprattutto per chi in queste settimane ha lavorato tanto sui rulli, sulla bici, oppure ha fatto tanti esercizi, però non ha avuto possibilità di correre sul tapis roulant fuori. Cosa è successo? È successo che dopo 2 mesi di rulli, in questa posizione qua, più o meno, ok? Cosa è successo? Abbiamo lavorato tanto con la catena anteriore accorciata. E con la catena posteriore allungata, che però non è più abituata ad arrivare in questa posizione qua, soprattutto la parte anteriore. Adesso, quando riprenderete a correre, la sensazione qual è? Di sentirvi un po' legati, non solo il quadricipite, ma un po' tutta la catena anteriore, ok? Quindi dobbiamo cercare di allungarla. Ovviamente questo possiamo farlo col foam roller, possiamo farlo con esercizi di stretching, viene anche automatico un po' alla volta quando riprendiamo a correre, soprattutto facendo qualche allungo. Adesso facciamo un paio di esercizi solo per la catena anteriore. Quindi andiamo giù in posizione di affondo, teniamo il ginocchio sollevato, oppure se vi sentite affaticati lo possiamo anche appoggiare. E da qui, attenzione, io adesso ho il sinistro indietro. Cerco di portarlo avanti e allinearlo al destro, quindi non sono così aperto, al destro. Fare l'allungamento. In questo caso non mi interessa se il ginocchio supera di qualche centimetro il piede. Cerchiamo soprattutto l'allineamento del fianco e l'allungamento del quadricipite. Buttiamo pure giù il piede se siamo con il ginocchio appoggiato. Braccia avanti, sopra la testa e ci estendiamo indietro anche con la colonna. Guardiamo avanti, quindi il collo resta piatto, non dobbiamo andare a la parte anteriore che si allunga. E da qui facciamo anche una leggera rotazione a destra e dovreste sentire accentuare ancora di più l'allungamento. Qui stiamo allungando tutta la catena anteriore, eh? Quindi è un esercizio molto completo di stretching. Teniamo qualche secondo, possiamo anche guadagnare qualche centimetro se ci sentiamo sempre gradualmente, ovviamente. E poi torniamo in posizione. Avanti sinistro, rilassiamo il piede, a questo punto facciamo con il ginocchio appoggiato. Troviamo la posizione più giusta, attenti a non ruotare il bacino. Bacino in linea. Destro, non solo il muscolo, ma anche la pelle, dovremmo sentire la tensione anche superficiale. E dietro la schiena. Portiamo leggermente a sinistra. Detto, allungare la parte anteriore per guadagnare un po' di gradi in spinta posteriore, possiamo usare il rullo per chi ce l'ha, lavoriamo un po' sul quadricipite, soprattutto sulla parte alta del quadricipite, quindi lavoriamo con il ginocchio dritto, ovviamente massaggiare un po' tutta la zona sia interna che esterna. Parte bassa,
poi cambiamo, andiamo a destra. E idem anche in questa posizione. A proposito di rullo, alle 17 facciamo una seduta un po' come quella che avevamo fatto all'inizio. È difficile da usare, ma è la scusa per fare una mezz'ora di esercizi. Altrimenti anche questo purtroppo si fa sempre troppo poco. Cose migliori da fare, ovviamente quando troviamo un punto come adesso che fa male, ci fermiamo lì qualche secondo e poi torniamo a massaggiarlo. Se guardate sulla newsletter, cliccate sul link di Facebook, potete entrare nel sito Pilates Shop e prenderne uno con il codice un po' di sconto. Io ho dato, non so se si vede. Ci vediamo mercoledì alle 18. Per chi vuole, mercoledì all'una c'è la Tite sulla sua pagina. Andate a vedere che metterà sicuramente informazioni per una bella seduta di mobilità, vi sbloccherà anche quello che non sapete di avere. E ci vediamo mercoledì. Grazie a tutti. Tema, una corsetta. Parla.